Noi abbiamo salvato questo ospedale. Abbiamo salvato questo ospedale perché il pronto soccorso lo chiudevano se venivano in AS dopo mezz'ora. Si trasferirà qui completamente la procreazione medicalmente assistita, che è un reparto di avanguardia nella regione Campania. E poi avremo tutta una serie di laboratori aperti al territorio che non erano previsti nell'atto aziendale che noi inseriremo qui. Sì, riapre a gennaio. Non appena completiamo i lavori. Il tempo delle scemenze è finito in Italia. Credo che abbiamo imparato tutti quanti che dobbiamo fare le persone serie. Non solo non lo chiudiamo, ma lo salviamo. In piena pandemia noi abbiamo il problema di non far morire le persone e di non metterle per terra. Quindi abbiamo dovuto utilizzare tutti gli spazi disponibili, che se non partivamo con i lavori e venivano in AS ce lo chiudevano comunque. Questo ospedale era già chiuso e se non avessimo garantito l'inizio dei lavori, questo non riapriva mai. Abbiamo accelerato i tempi per salvare l'ospedale Landolfi, che altrimenti era morto. Quindi ringraziate la Regione Campania per aver salvato l'ospedale. Pace con l'amministrazione comunale, non faranno ricorso al Consiglio di Stato. Non abbiamo fatto guerra con nessuno. Abbiamo rinunciato a tutte le... La precedente amministrazione non era tanto d'accordo con le sue scelte. Beh, credo che abbia fatto una figura da niente perché il TAR ha bocciato tutte le scemenze che erano state dette. Infatti, non andrete al Consiglio di Stato? Assolutamente no.